Domenica 26 ci sarà una grande festa democratica, la festa della democrazia all'interno del Popolo della Libertà. Si voterà da mezzogiorno alle 21 al Salone Dugentesco di Vercelli, posto davanti alla Cattedrale di Sant'Andrea e vicino alla stazione ferroviaria di Vercelli. È una bella e grande occasione per fare in modo che i coordinatori vengano scelti dal basso, non più nominati dall'alto. Io mi sono candidato a coordinatore provinciale, con me c'è mia vice e mia vicaria Lella Bassignana, ci sono con me molti amici, da Graziella Immaro a Cecco Zanotti, lo storico assessore ai lavori pubblici della provincia di Vercelli e oggi capogruppo in comune, Gilberto Canova che è il sindaco storico di Santiago, oggi assessore provinciale, Alberto Mugni, Omar Zarino e tanti altri che hanno voluto concorrere con me. Abbiamo però fatto una cosa, abbiamo tenuto la lista abbastanza corta, c'è solo il mio nome, Roberto Rosso, quello di Lella Bassignana, altri 7 amici nel listino e poi la possibilità di scegliere direttamente con la preferenza degli elettori altre 11 persone che entreranno nel comitato provinciale. Cioè, mentre i nostri competitori hanno scelto di nominare tutti i nomi nella lista, noi abbiamo invece creduto di poter consentire agli elettori di scegliersi loro il nome di un candidato per far parte del comitato provinciale. Un bel modo per fare ancora democrazia, ancora di più di quanto altrimenti non sarebbe consentita. Quindi, torno a invitare, abbiamo realizzato tante cose in questi anni, abbiamo vinto per 4 volte di fila le amministrative di Vercelli, provinciali, le provinciali di Vercelli, abbiamo vinto per 2 volte di fila le comunali di Vercelli, abbiamo vinto in tanti tanti comuni, siamo riusciti a portare tantissimi soldi in questi anni in provincia di Vercelli, i soldi delle Olimpiadi di Torino che dovevano andare solo alla provincia di Torino invece abbiamo portato anche nella nostra provincia, i fondi Scanzano che danno dei soldi a Torino, Saluggia, alla provincia di Vercelli, ai comuni intorno a Torino e Saluggia, per l'ipoteca dei depositi nucleari che in passato erano solo un costo e oggi sono anche un'utilità per quei comuni, per quei territori. I fondi della comunità europea, abbiamo fatto in modo che la Bassa Vercellese e la Valsesia potessero per la prima volta e finalmente essere erogatrici di soldi da parte della comunità europea, cioè soldi che arrivano per fare ad esempio i nuovi impianti sciistici di Scopello e di Mera, ma anche per poter creare le aree industriali a Vercelli, per poter realizzare impianti importanti come il nuovo castello di Villata, il nuovo castello di Torino, il centro storico di Torino, il teatro e il museo di Viotti a Fontanetto e tante, tante altre iniziative. Cioè abbiamo fatto in modo che questa nostra provincia cambiasse un po'. Se voi vorrete potete confermarmi la vostra fiducia votandomi il 26, domenica 26 di questo mese, insieme agli amici che con me correranno per questo importante e impegnativo momento.